è un po' di tempo che non ci vediamo. Mi sono persa davanti alla televisione con un programma stranissimo. Pensate che c'è un programma dove hanno messo un porcile e le telecamere per riprendere 24 ore su 24 la vita dei maiali che ci vivono. C'è un nome strano, una roba... Il grande porcello, una roba che... roba da bestie, perché gli umani non farebbero mai una roba del genere. Questo è stato fatto. Ma come dice l'uomo, cadendo nell'acqua bollente, veniamo al sodo. Allora, il colonnello, la segretaria, Zorba, stanno andando a cercare questo gatto enciclopedico per capire come far crescere, soprattutto volare, la gabbianella. Ma la gabbianella che cosa sta facendo? Andiamo un po' a scoprirlo. Miau!
sì, gatti con le ali, ma... Ma in che mondo viviamo? Ma non c'è più religione! Non dire fesserie. Come si fa a mangiare un gabbiano che pensa di essere figlio di un gatto? No. Io non ci riesco. No, ha ragione. Io di mangiarmi un animale di orazzo? No. Allora, facciamo così. Sì, sì, sì. Prima ti spieghiamo la verità. Poi ce lo mangiamo. Va bene, dai, chi ci pensa? Tu, numero uno, vai tu, cara. Vai. Grazie. Senti, cara, devo dirti una cosa. La tua mamma non è veramente la tua mamma. Ecco, io gliel'ho detto. E perché? Perché tu e un gatto non avete nulla di uguali. Siete due razze diverse. Ma no, ma non è vero. Vuoi solo farmi paura, vero cattivone? Ma no, ha ragione. Ma i gatti, se li mangiano i gabbiani, non li fanno mica da mamma, dai. No, ma la mia mamma è buona. Infatti è andata a prendere del cibo per me. E certo. Sì, diventerai bella cicciotta. Tu inviterai i suoi amici e mangerà te. Ma no, non ci credo. Lei è brava, lei vuole che io cresca. Certo, lei vuole che tu cresca di peso. Così più ciccia metterai e ti sarai buona da mangiare. Oh, amici, se la guardi bene, a me va bene anche così. Ma...